questo tipo. E siamo, vi ringraziamo quindi di essere qui, però non vedo cosa avevo segnato, quindi vi ringraziamo di essere qui con noi. Questo è il 7° appuntamento di Cultura d'Estate, del nostro festival di parole, musica e immagini, che è organizzato ormai da 10 anni dal Comune di Carpegna e dalla Proloco di Carpegna. Questa sera Il bel canto a Carpegna, viaggio attraverso arie, canzoni e melodie, ed è un concerto per tenore, violino e pianoforte. Ed è organizzato dal Comune e dalla Proloco di Carpegna su suggerimento e da un'idea del nostro concittadino Angelo Bravo, a cui farei subito un bel applauso per questa ottima scelta che ha fatto e per tutto il lavoro che svolge gratuitamente come volontario per le attività del Comune, del nostro paese, del nostro territorio. E sono degli amici, sono già stati con noi altre volte negli anni scorsi. Vengono da Rimini, da San Leo, li chiamerei qui sul palco: Alice Mignutti al violino, Cristian Menghi al pianoforte, Mauro Montanari tenore. Presenterà la serata Alice Montanari. La serata si sta riempiendo, il nostro giardino, stiamo per iniziare, e alla vostra destra vedete la nostra geoteca, l'abbiamo detto altre volte, già da alcuni anni che è stata realizzata, grazie al professor Vittorio Lombardi, ed è stata riordinata quest'anno, è aperta con degli orari sia il mattino che la sera, approfittatela perché è un posto particolare, molto bello, potete visitarla anche dopo il concerto. E voglio ringraziare il sindaco Angelo Francioni, che è qui con noi, che viene sempre a questi appuntamenti dimostrando un interesse importante anche per le attività culturali, che sono importanti e che possono far crescere il paese anche dal punto di vista economico, se si riesce ad organizzare bene anche questi eventi, e anche turistico, perché c'è anche un turismo culturale, no? Oltre a quello ambientale, sportivo, scolastico, che abbiamo noi qui a Carpegna. E ultimi due ringraziamenti: Nicolas Mazzoli, che è un amico che ha collaborato dal punto di vista pratico per la realizzazione della serata del giardino, e il mio collega amministratore Antonio Baldani. Gli facciamo un altro applauso anche a lui, scusate, ma ha un ruolo fondamentale perché è un tecnico, e quindi senza di lui noi non riusciremo a fare quasi niente. E bene, ho finito, ci aspetta sicuramente una bella serata, buon concerto e dall'amministrazione comunale e dalla Proloco di Carpegna, e soprattutto anche buon Ferragosto, un Ferragosto sereno e felice. Grazie, viaggio attraverso aree, canzoni e melodie, Il bel canto a Carpegna. E gradita un'offerta libera alla fine. Grazie. Buonasera, volevo nuovamente ringraziare il Comune di Carpegna, che ha permesso quindi la realizzazione di questo concerto, e in particolare l'assessore Luca Pasquini e Angelo Bravi per la collaborazione e il coordinamento alla realizzazione della serata. E apriamo il concerto con una famosissima canzone napoletana, scritta da Alessandro Sisca e musicata da Salvatore Cardillo e dedicata ad una non meglio identificata Caterina. In un crescendo di disperazione per l'abbandono del poeta da parte di quest'ultima, vengono narrate tutte le fasi della fine di quell'amore, dalle prime parole amare che suscitano un doloroso stupore al momento della comprensione per la straziante rottura. Core ingrato, canta il tenore Mauro Montanari, al violino Alice Mignutti e al pianoforte Cristian Menghi. Perché me dices di parole amore?
toccare Catarì non è te scorda. Catarì, Catarì, che bene addicere su per la camara spalmata. E non te piensa stu dolore mio, tu non te piensa tu, non te ne cu. Argentino, composto nel 1935 da Carlos Gardel. L'opera è stata eseguita nel tempo da numerose importanti orchestre ed è stata utilizzata diffusamente come tema musicale nel cinema e nella televisione. Por una cabeza, al violino Alice Minuti, al pianoforte Christian Menghi.
due innamorati disposti a inseguirsi tra Vienna e Pechino, sfidando le difficoltà derivanti dalle diverse culture, alla fine riusciranno a trovare l'amore eterno. Dall'operetta Il paese del sorriso di Franz Lehár, Tu che m'hai preso il cor, canta il tenore Mauro Montanari. Per la colonna sonora del film Mission. Questa composizione ha la capacità di trasmettere un senso celestiale che pochi altri brani musicali riescono a trasmettere ed è stata candidata al premio Oscar come miglior colonna sonora nel 1986. Alice Minuti e Christian Menghi ci faranno ascoltare Gabriel's Oboe. Thank you.
torniamo alla canzone napoletana. Scritta da Libero Bovio e musicata da Ernesto Del Curtis, la canzone che andremo ad ascoltare fu presentata per la prima volta nel 1915, durante i primi periodi dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Un uomo, innamorato, piange mentre la fidanzata, a dispetto, non dà peso al suo dolore. Aspettando di vederla affacciarsi, mentre tutti per la strada ora dormono, descrive il paesaggio che lo circonda. Una notte silenziosa, sulla quale si impongono le figure della luna e del Vesuvio. Tucano piagne. Canta Mauro Montanari. Sull'oceano è un film del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore. Novecento, un bimbo abbandonato a bordo di una nave cresce praticamente da solo all'interno di essa e diventa un pianista eccezionale. Playing Love è il tema della colonna sonora del film, scritto da Ennio Morricone. Ce lo propone al pianoforte il maestro Christian Menghi.
La Vedova Allegra, la regina delle operette, è ambientata nell'ambasciata del Pontevedro a Parigi. Il barone Zeta vuole convincere il conte Danilo Danilovic, scapolo d'oro, a sposare la ricca e bellissima Anna Glavari, vedova di un banchiere di corte. Dopo una serie di vicissitudini dovute alla ritrosia iniziale di Danilo, l'amore alla fine riuscirà a trionfare. Dall'operetta La Vedova Allegra di Franz Lehár, Tace il labbro. Io perfetto. Amo dice a te,
vita è bella è un film del 1997 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Il film ricevette 3 Oscar, quello al miglior film straniero, quello al miglior attore protagonista e quello alla migliore colonna sonora. Colonna sonora che ci verrà proposta da Alice Minuti e Christian Menghi. Ascoltare è questo uno dei brani più classici e famosi, una storia d'amore che si svolge sullo sfondo di Sorrento. La canzone in realtà non fu scritta per motivi galanti, ma commissionata all'inizio del Novecento ai fratelli De Curtis e dedicata alla loro onorevole Giuseppe Zannardelli, per convincerlo a fargli approvare delle opere pubbliche necessarie alla città. La cosa piacque tanto all'onorevole che fece realizzare i lavori richiesti. Torna a Sorrento. Guardi sto giardino, sente si sti sciorarando.
tuo profumo così fino ad intoccare se ne va. E tu dici parto addio e do lontano da sto cuore e da sta terra dell'amore. Tieni o cuore non torna. Ed organista che viene considerato uno dei più grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo. Innumerevoli sono le sue opere. Andremo ora ad ascoltare una composizione per violino e pianoforte, Berchet, opera 16. Thank you.
Passiamo ora all'opera Tosca. Nell'aria proposta, tratta dall'ultimo drammatico atto, Mario Cavaradossi è condannato a morte e, sopraffatto dai ricordi dei giorni felici trascorsi insieme all'amata Tosca, dà un disperato addio alla vita. Da Tosca di Giacomo Puccini e Luceva alle stelle, canta il tenore Mauro Montanari. Diretto da Sergio Leone. È uno spaghetti western epico prodotto dalla Paramount Picture e interpretato da Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson. Per l'uscita dagli Stati Uniti il 28 maggio 1969, il film venne tagliato dalla Paramount, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è ora generalmente riconosciuto come un capolavoro e uno dei migliori film mai realizzati. La sua colonna sonora è stata scritta dal compositore Ennio Morricone. La musica ossessionante contribuisce alla grandezza del film ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. C'era una volta il West, ce la propongono al violino Alice Minuti e al pianoforte Christian Menghi. Thank you.
Teodora Pagliacci, opera di Ruggero Leoncavallo, rappresentata per la prima volta a Milano nel 1892 con la direzione di Arturo Toscanini. Essa si ispira a un delitto realmente accaduto in Calabria, quando il compositore era bambino, e in seguito al quale il padre di Ruggero Leoncavallo, che era magistrato, istruì il processo che portò alla condanna dell'uxoricida. Nella romanza che ci apprestiamo ad ascoltare, Canio, affranto dal tradimento di sua moglie Nedda, disperatamente medita su quel destino di Guitto che gli impone di recitare travestito da pagliaccio, mentre il suo cuore sanguina di gelosia. Dall'opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Vesti la giubba. Mentre presa dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, boh, sei tu forse no. Tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente può e ridere vuole coi sere chi a ti ne vola combina, ridi pagliaccio e ognun applaudirà. Pianto del compositore argentino Astor Piazzolla. Venne registrata a Milano nel maggio 1974 e pubblicata nello stesso anno. Il titolo, costituito dall'unione di Libertad, libertà in lingua spagnola e tango, simboleggia il passaggio di Piazzolla dal tango tradizionale al tango nuovo. Libertango ci verrà proposto in versione strumentale da Alice Minuti e Christian Menghi. Thank you.
Pietro Mascagni, compositore e direttore d'opera italiano, deve gran parte della sua notorietà alla sua opera più famosa, Cavalleria Rusticana. Andremo ora ad ascoltare le note dello splendido intermezzo della composizione, intermezzo che ci verrà proposto al violino da Alice Minuti, accompagnata al pianoforte da Christian Menghi. Dopo aver risolto i suoi tre enigmi, il principe ignoto a sua volta ne propone uno a Turandot. Se riuscirà a sapere il suo nome, egli morirà prima dell'alba. Turandot ordina al popolo di non dormire per arrivare a indovinare quel nome, ma il principe è fiducioso e guarda già avanti verso la vittoria. La Turandot di Giacomo Puccini, Nessun dorma, canta il tenore Mauro Montanari. Il mio mistero è chiuso in me.
raccoglierò il silenzio che ti fa mia. Nel 1993 dal compositore e musicista italo-argentino Astor Piazzolla, il prossimo brano ci porterà nell'oblio. Questo brano, a detta di molti critici di fama internazionale, è una delle più belle composizioni mai scritte da Piazzolla ed ottiene la nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Instrumental Composition. Oblivion, interpretata da Alice Minuti al violino e accompagnata al pianoforte da Christian Menghi. Thank you.
Concludiamo la nostra serata con un brano che non ha davvero bisogno di presentazioni e che vedrà sul palcoscenico i nostri interpreti insieme per i saluti finali. Ci ricordiamo qual è il brano. È questo. C'è bisogno di presentarlo. È quello. Però, cominciamo a cantarlo, dai, te lo sapevi. Cosa n'ha giornato sole, n'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa n'ha giornato sole. Grazie.
20 minuti con il suo amico Alice Montanari, che ci ha presentato la serata, il sottoscritto. Bravo, voce, voce. Volevo ringraziare Angelo che ci sta facendo le foto, volevo ringraziare Luca che ha organizzato questa serata e che mi ha anche rimesso in piedi, perché grazie. Senza il dottore stasera sarebbe stato difficile cantare. Grazie, grazie. No, grazie, grazie a tutti. Il caro vecchio cortisone. Il caro vecchio cortisone. Grazie a tutti. Bis. Bis. Andare via così. Stai migliorando sempre di più. Allora andiamo avanti fino a domattina. Eh sì, sì, andiamo. Devi ricacciare fuori la cultura. Il cortisone fa bene. Che non prendi il piso. No, no, no. Ma io solo cortisone. Piano, ma vado così. Secondo me era placebo. Sì, così, no? Eh?
Dire la moglie qua. Vincerò. Si è calato già. Oh, basta. Faccio l'iniezione, dai. Luca dalla Vendova Allegra. Prendiamo la leggera. Nessuna dorma, nessuna dorma. Tu pure, principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Bellissima serata, facciamo ancora un applauso ai nostri amici, Alice Montanari che ha presentato la serata, Cristian Meglia al pianoforte, Alice Mignuti al violino e Mauro Montanari al tenore, tenore. Grazie di essere stati con noi nel Giardino di Mezzanotte, è stata una bellissima serata, l'amministrazione di Carpegna e la Proloco di Carpegna, l'amministrazione comunale vi salutano, vi auguro un buon Ferragosto. Da Carpegna nel cuore del Montefeltro. A presto, grazie.